Ciao a tutti, oggi parliamo di una cosa molto interessante, che è la proiezione della coda. Quando abbiamo fatto il corso per neofiti, tutti ci hanno detto che dobbiamo guardare la proiezione della coda. Cosa vuol dire la proiezione della coda? Quando arriviamo in ancoraggio, dobbiamo guardare l'ombra della coda, la proiezione della coda, in un ben determinato punto. Cioè dobbiamo vedere, quando siamo in ancoraggio, la corda in un ben determinato punto. Questo cosa serve? Serve unicamente a tenere la testa ferma nella stessa identica posizione tutte le volte. Come esattamente in un fucile abbiamo il mirino in fondo alla canna, sulla volata della canna del fucile, e la diotra invece sulla culatta. Questa diotra ovviamente deve essere fissa e opportunamente modificata per ottenere sempre gli stessi centri. La stessa cosa vale per il tiro con l'arco. Nel tiro con l'arco, quando andiamo in ancoraggio, tutte le volte la testa dovrà essere nella stessa identica posizione, perché se la testa una volta la teniamo così, una volta la teniamo così, una volta la teniamo così, la freccia andrà di sicuro sempre in una posizione diversa. Allora, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo guardarla, questa benedetta proiezione della coda? No, non la dobbiamo guardare. Quando abbiamo imparato nel corso per neofiti, abbiamo imparato a tirare con l'arco olimpico. Con l'arco olimpico abbiamo il mirino, e con il mirino abbiamo la possibilità di andare ai contatti al viso in una maniera totalmente diversa, che è quella dell'arco nudo. Come ci andiamo ai contatti al viso? Andiamo in questa posizione e ci mettiamo in questa posizione. In questa posizione riusciamo ad avere la corda esattamente sull'occhio e andremo a vedere esattamente la proiezione della corda a lato della diotra del mirino. Con l'arco nudo non abbiamo il mirino, è inutile la posizione della proiezione della corda. Allora cosa dobbiamo fare? Beh, è molto semplice. Qual è la posizione più semplice per mantenere la testa sempre nella stessa posizione? Se qualcuno ci chiama alla mia sinistra, e se qualcuno mi chiama volterò la testa, ecco, ho voltato la testa, questa è la posizione migliore, più ripetibile. Quindi, ferro, ecco, 1, 2, e la testa non l'ho modificata. Dov'è la proiezione della corda? Non mi interessa. Mi interessa invece, continuamente con l'allenamento, avere la stessa forma di tiro, la stessa posizione della testa, sempre, sempre, sempre uguale. E questo ce l'ho con l'allenamento e con una posizione della testa semplice, molto semplice. Qual è la posizione più semplice? Ferro! Eccola! Questa è la posizione della testa migliore. Vado in ancoraggio, 1, 2, e la testa non si è mossa. Ora posso mirare, mettere la punta della freccia nel centro e rilasciare. La testa non è stata minimamente mossa. Provate, ditemi nei commenti come, se ci siete riusciti, e quali sono i vostri dubbi, e io vi rispondo di sicuro. Iscrivetevi al canale, date un'occhiata al libro, che è molto interessante e spiega tutte queste cose in forma scritta. Ciao a tutti!